Io credo che spazio ce ne sarà sempre finché ci saranno giovani con la fantasia e, come posso dire, per poter fare qualcosa attuale. Chiaramente i tempi cambiano e quindi ci vogliono giovani che si diano da fare. Ecco, non riesco a esprimermi, forse Però i giovani ci vogliono. Tonino, loro che ti stanno intervistando forse non hanno vissuto quella che era l'emozione del Gin che ho vissuto io. Per noi andare al Gin significava quello che poi significava andare da Marcello al Valentino, ma Certo, realtà certo, che certo. ormai sono lontane. Che si prova ad essere colui che condivide le emozioni di varie generazioni? Perché condividi le generazioni della Lampard, del Mamounia, del Gin, del Bambo, sono oltre 50 anni di by night. Di più. Dunque, io mi sono trovato a fare questo lavoro non per caso, perché io capii che se fossi stato un buon ballerino avrei acchiappato di più, e quindi io sono partito da questo fatto qui e frequentavo Lanciafellone, Monkey Bar, tutti i locali, di modo che quindi in effetti è da lì che io ho attinto l'idea di continuare a divertirmi. E ho fatto un lavoro che mi ha dato tanto divertimento. Per chiudere, lei ha dato tanto a Ischia. Ischia come isola che cosa le ha dato? Mi ha dato che a un certo punto della mia vita, dopo l'esperienza del Palazzo del Disamorso, che fu un'esperienza enorme, io invece di tornare a Ischia mi avevano proposto di essere uno dei soci del Club 54 di Manhattan, di New York. Io scelsi di tornare nella mia isola. Lo dicevo prima durante la presentazione, una comunità forte come la nostra, che è caratterizzata da una forte identità, ha bisogno di punti di riferimento. Ebbene, Tonino, per come ha interpretato la sua vita, come ha interpretato la sua vita di imprenditore e da ischitano, è sicuramente un nostro punto di riferimento. E per questo questa sera, di concerto con tutta l'amministrazione, abbiamo deciso di tributargli questo attestato di civica benemerenza. Si tributa un attestato di civica benemerenza a chi ha saputo mettersi in mostra in maniera positiva, inequivocabilmente positiva, e che può essere preso come riferimento da tutti quanti noi, indicandolo come, diciamo, l'esempio che poi le generazioni future dovranno cercare di riprodurre. Sindaco, quando si parla di crisi in generale e di difficoltà soprattutto a rivivere dei tempi che non ci sono più, non viene forse da pensare che, insomma, ci vorrebbe qualche altro Tonino Baiocco, ovviamente dei tempi nostrani, quindi del 2000? Sicuramente ci sono bravi imprenditori anche Assolutamente. in questa fase, i tempi sono diversi e devo dire la verità, con altrettanta bravura si porta avanti, diciamo, l'azione sul nostro territorio. Chiaramente dobbiamo avere la capacità di fare tesoro dell'esempio, della linearità, della determinazione, dell'ispirazione, perché Tonino Baiocco è sempre stato un imprenditore ispirato con una visione, e dobbiamo cercare sotto questo aspetto di battere delle piste nuove e stare un passo avanti agli altri. In questo Tonino Baiocco ci deve, diciamo, significare come esempio.